Ragazzi, car spotting di Via Monte Napoleone, alla ricerca delle migliori supercar per Milano. Vamos! Ragazzi, come prima macchina c'è Porsche, Panamera e Hybrid. Ci sta, però comunque siamo sull'elettrico, quindi boh, ditemi la vostra nei commenti. A me non fa impazzire come macchina, però ci sta, dai. Diciamo che è meglio un po' ibrido che non totalmente elettrico. RS6 tedesche sempre al top, diciamo, non quanto altre macchine, però. E ragazzi, sta arrivando pure un bel BMW M4. Ci sta molto, una tedesca molto ma molto cattiva. Ci sta un bel vuoto anche qua e via. Qua classe G sobrio, vuoto biturbo, un bel bestione, non certo da città, però ci sta. Uno un fuoristrada bello bello. RSQ8, no RSQ3, scusate. E di là in fondo alla via vedo cose interessanti, tipo Ferrari California. Ho notato da lontano che sta arrivando un bel Porsche, vediamo cos'è. Mi sembra un 911, non vorrei dire cavolate, ma un turbo. Ancora adesso. Ragazzi, è arrivata l'812 super fast, un'altra. Vediamo se ce la fa. Ragazzi, qua siamo tornati in Via Monte, siamo fatti un bel giro per Milano e qua abbiamo ritrovato questa bellissima, un'altra ennesima Porsche Carrera S. Però dai, sto 6 cilindri boxer non delude mai, Porsche, di casa Porsche. Ah, guardate qui cosa c'è ai miei occhi. Guardate cosa c'è, c'è un bel V12 aspirato. Oh già, Ferrari, pure lei l'ha combinata, ha fatto uscire il suo SUV. Però dai, almeno in motorizzazione ci sta. Scusate la gente, ma ci sta, un bel V12 aspirato e ci sta, sono 800 cavalli. Però questo almeno hanno fatto i bravi e non hanno messo ibrido, almeno questo. Mercedes, anche, vediamo, vuoto. C'è anche questa Revuelto, oggi combo SVJ e Revuelto, c'è incredibile, due V12, tranne la differenza che questo è ibrido, però ormai ragazzi, il mercato delle auto in questa azione, il mercato delle auto è destinato a essere elettrico. Un'altra qua, là c'è un'altra Porsche, però vabbè, concentriamoci qua, che mi piace, però è meglio motori puramente, diciamo, termici, non ibridi. Però peccato che stiamo andando in questa direzione dell'elettrico, ed è meglio ibrido che totalmente elettrico. Poi io non sono contro l'elettrico, però finché te lo impongono, anche no grazie. Intanto lì è parcheggiata l'SVJ, andiamo a vedere. Qua abbiamo una bella Porsche 718 Cayman Spider RS, un bel motore boxer con questo colore, diciamo, un po' sobrio, rosa lilla. Poi c'è un altro Porsche, vabbè, oggi è pieno di Porsche, incredibile. Carbonio ovunque, prese d'aria. Questo Porsche mi piace. Queste prese d'aria, questo sono in carbonio, le prese d'aria. Anche il colore è chic. Qua abbiamo un bel BMW X5, sinceramente a me non è che fa impazzire, queste auto qua non è che ne vado matto, però sicuramente è un bel pezzo di una bella tedesca. Te andrei più su un classe G, comunque su queste robe qua, certo su un BMW X5, però niente da dire alle tedesche, ci sta. Invece qua abbiamo un bel classe G, ecco, questo mi sembra bello sobrio, mi piace veramente tanto. Un bel vuoto di turbo, ovviamente scarichi laterali. E qua ragazzi sta arrivando un SVJ,
sta arrivando un SVJ. Non ci credo. SVJ. È un mondo a parte, sono un supercar che ne vale la pena anche guardare. In assoluto silenzio, con sto bel sound del V12 sarebbe una cosa incredibile. Ragazzi, qua c'è una, abbiamo trovato un bel Lamborghini Huracan, credo il primo che è uscito, sì, LP610, c'è scritto là, primo uscito, questo con questa colorazione grigio scuro suona da paura, visto che uno dei primi prodotti e resterà sempre nella storia. E comunque con questo ultimo mezzo io vi dico, vi saluto e ci vediamo, lasciatemi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate like e iscrivetevi al canale per altri episodi di Car Spotting, non solo a Milano ovviamente, e vi lascio e buonasera.